Approvata dal Consiglio dei Ministri la manovra economica da 35 miliardi per il 2023. Sono molto soddisfatta del lavoro fatto con questa manovra, esordito in conferenza stampa la Premier Giorgia Meloni. Alla base della norma ci sono due grandi priorità, la crescita, cioè mettere in sicurezza il tessuto produttivo, e dall'altra parte la giustizia sociale, vale a dire l'attenzione alle famiglie e ai redditi più bassi, ha aggiunto la Meloni. È morto l'ex ministro dell'Interno Roberto Maroni, aveva 67 anni, lottava da tempo contro una grave malattia. Sposato, due figli, laureato in giurisprudenza e avvocato, era stato ministro in due governi Berlusconi, nonché dal 2013 al 2018 presidente della regione Lombardia. Grande segretario, super ministro, ottimo governatore, leghista sempre e per sempre, buon vento Roberto, ha scritto sui social il leader della Lega Matteo Salvini. Riconosciamo insieme che la guerra, ogni guerra è sempre, comunque e dovunque, una sconfitta per tutta l'umanità. Nuovo appello di Papa Francesco affinché si fermi la guerra in Ucraina. Penso alla guerra in Ucraina, una guerra sacrilega, ha proseguito il pontefice, che minaccia ebrei e cristiani allo stesso modo, privandoli dei loro affetti, delle loro case, dei loro beni, della loro stessa vita. Come ebrei e cristiani cerchiamo di fare tutto ciò che è umanamente possibile per arrestare la guerra e aprire vie di pace. Un nuovo ciclone ha colpito oggi l'Italia, in particolare il nord-est, le regioni tirreniche e nel pomeriggio anche il centro-sud. Nubifragi e allagamenti in quasi tutta la penisola, con neve anche a basse quote. Disagi soprattutto in Sardegna, dove il forte vento ha creato non pochi disagi. Per domani è atteso un miglioramento, ma già oggi si potranno avere ampie schiarite a partire dal nord-ovest.